Bene, buongiorno a tutti, grazie di essere qui ancora una volta con una giornata di pioggia che non aiuta sicuramente una maggiore affluenza. E siamo qui insieme a Vladimiro Gianquin, che è autore del libro Anschluss, un libro che racconta e soprattutto sfata molti miti legati al processo di unificazione tedesca e pone anche e soprattutto mette in luce quelli che sono i percorsi per il percorso di integrazione europea. Crediamo che serva fare molta informazione, molta più cultura, un'informazione più corretta riguardo agli argomenti appunto che riguardano l'integrazione europea. Io vi ricordo che siamo in diretta sul canale Ustream del Movimento 5 Stelle di Roma, quindi potete seguirci da qui e potete sicuramente twittare eventualmente oppure intervenire per domande a Vladimiro Gianquin, che si presterà sicuramente per rispondere a tutti i vostri dubbi e tutte le vostre domande. Facciamo così, allora raccogliamo tutte le domande eventualmente da Twitter, da Facebook, quindi dal web, alla fine dell'intervento di Vladimiro. Se poi ci sono domande anche da voi, dal pubblico, possiamo farle a fine della presentazione. Io vi ringrazio e lascio la parola a Vladimiro Gianquin. La storia di cui vi voglio un po' parlare inizia, grosso modo, 25 anni fa. Inizia con la caduta del muro di Berlino, che avviene, come sapete, nel novembre dell'89. Però nella nostra, nel nostro ricordo dell'unificazione tedesca ci sono due immagini simbolo. La prima è ovviamente quella dell'apertura del muro, e la seconda, penso che ve la ricorderete tutti, sono le immagini della popolazione della Germania Est in fila davanti a una filiale della Deutsche Bank per cambiare i loro marchi dell'Est in marchi dell'Ovest. Questo avviene la notte tra il 30 giugno e il 1 luglio del 90 ed è l'altro momento fondante dell'unificazione tedesca. E quello di cui vi voglio parlare ruota attorno a questa seconda immagine, alla fine. Cosa successe quella notte? Quella notte successe che furono cambiate, la valuta della Germania Est fu cambiata entro certi limiti, sino a un certo ammontare, differenziato per fasce d'età, ma insomma qui si entra in cose abbastanza noiose, fu cambiata uno a uno, cioè un marco della Germania Est per un marco dell'Ovest. Questo atto è passato alla storia come un grande atto di generosità della Germania Ovest, che decide addirittura di allargare all'Est la propria moneta, che era la moneta più forte del mondo in quel momento, e quindi di condividere il proprio benessere con i cugini più sfortunati dell'Est. E la realtà è molto diversa da questa. L'unica cosa vera in questo ragionamento è il cambio uno a uno, che però ebbe effetti completamente diversi da quelli che continuano a raccontarci. Intanto, qual è il motivo dell'unione monetaria? Il motivo dell'unione monetaria è molto semplice, è una scelta dettata da motivazioni politiche. L'unione monetaria è ritenuta dall'establishment della Germania Ovest come il mezzo più sicuro e più rapido per ottenere anche l'unificazione politica della Germania. E questo è vero, è andata effettivamente così. Il 1 luglio c'è l'unione monetaria, il 3 ottobre, pensate, pochissimi mesi passano, dello stesso anno c'è l'unione politica. Uno si può domandarsi, ma perché il 3 ottobre? Eravamo vicini alla fine dell'anno, potevano iniziare il primo gennaio del 91. Iniziano il 3 ottobre del 90 perché a fine anno erano previste le elezioni in Germania Ovest e Kohl aveva bisogno di questo pegno, cioè di questa vittoria, per vincere le elezioni, cosa che effettivamente succederà
diciamo, il dominio di Kohl durerà addirittura 18 anni. Ma ecco, cosa significa l'unione monetaria? L'unione monetaria viene concepita come l'assunzione in blocco dell'economia dell'Ovest. E di questo uno dei tecnici che lavorarono a questo all'epoca ha lasciato una testimonianza molto diretta. Questo è Tilo Sarrazino, una persona che poi è stata nota perché è stata nel board della Bundesbank e si è dovuto dimettere per delle affermazioni razziste che ha fatto qualche anno dopo. Con l'immediata incorporazione, lui era nel gruppo di coloro che hanno studiato l'Unione Monetaria. L'Unione Monetaria è stata studiata dal Ministero delle Finanze della Germania Ovest dall'inizio del 90, praticamente da subito dopo il crollo del muro cominciano a ragionare su questo. Si pongono il problema di come si può accelerare l'unificazione e la soluzione è questa. Con l'immediata incorporazione dell'economia della RDT nell'area economica e valutaria del marco tedesco, il processo di riforma acquisisce una nuova qualità, una configurazione completamente diversa. Quei rompicapo, attenzione, quei problemi quasi insolubili, come la possibilità di introdurre in un sistema di economia pianificata, rapidamente e senza costi sociali eccessivi, un sistema di prezzi funzionante, la competizione, un mercato dei capitali efficace, svaniscono in quanto tutto questo è già presente il giorno stesso della conversione della moneta. Cioè la moneta è trainante per l'assunzione di un modello economico. Ma era veramente un atto di generosità al cambio 1-1? Secondo i consumatori della Germania Est, sì, nel senso che la loro moneta vale di più. È fantastico questo, è molto bello avere una moneta che vale di più. C'è solo un piccolo problema, che i consumatori della RDT erano anche produttori, cioè erano persone che lavoravano nelle imprese della Germania Est. E qui vengo al punto nodale forse di tutto il mondo, che è l'origine di questo libro. Questo libro è nato quando io, leggendo le memorie di un banchiere dell'est, che poi è stato colui che ha privatizzato una parte della Staatsbank della Germania Est e l'ha portata, diciamo, in grembo alla Deutsche Bank, e a un certo momento c'è un'affermazione un po' strana, che io pensavo fosse falsa, tanto era abnorme. Lui dice, ma i rapporti di cambio, c'erano dei rapporti di cambio tra Germania Est e Germania Ovest, considerate che una parte consistente dell'export della Germania Est finiva all'Ovest. E come lo regolavano? Il marco dell'Est non era una moneta convertibile e dunque c'erano dei rapporti di cambio, però informali, ma accettati dalle parti, che venivano aggiornati ogni anno. Bene, nel momento, nell'89, a fine 89, i rapporti di cambio erano un marco della Germania Ovest per 4,44 marchi dell'est. Allora voi capite che questa, la conversione della moneta, che tra l'altro è una moneta non convertibile, perciò con tutta una serie di problemi, nella moneta dell'ovest, la più forte del mondo, diciamo, al tasso di 1-1, significa che i consumatori erano contenti perché di colpo aveva una rivalutazione del 350% all'incirca del loro gruzzoletto, anche se per i patrimoni viene attuata una norma diversa, cioè per i patrimoni il cambio è dimezzato, per cui quelli li hanno subito tagliati. Ma il punto fondamentale non è questo, il punto fondamentale è che tutte le imprese della Germania Est, di colpo tutti i prezzi di tutti i prodotti della Germania Est hanno una rivalutazione del 350%. Allora, voi considerate che oggi è considerato un grande impulso, no, vi faccio un esempio molto più semplice. Avete presente la rivalutazione del franco svizzero di qualche giorno fa? Cos'è successo? Il franco svizzero ha rivalutato rispetto all'euro e in tutte le località di frontiera, tedesche, francesi, italiane, con la Svizzera, si sono riversati dei cittadini elvetici a comprare le merci del luogo. Gli esportatori della Svizzera hanno detto è assolutamente una catastrofe, il signor Age, che il presidente della Swatch ha detto è una sciagura assoluta. Bene, quella rivalutazione era stata una rivalutazione del 15%. Immaginate cosa può succedere a un sistema economico se i prezzi di colpo aumentano del 350%.
praticamente viene distrutta l'industria di quel paese. Questo non lo dico io, lo dice Carlo Otto Pearl, che era all'epoca il governatore della Bundesbank e fu preso di sorpresa da questa decisione di Kohl, dopodiché si allineò a riprova del fatto che la banca centrale tedesca non è indipendente, a differenza di quello che ci racconta. E all'epoca lui disse che la RDT, qualche anno dopo lo disse, fu sottoposta a una cura da cavallo che nessuna economia sarebbe in grado di sostenere. Perché cosa succede? Succede che di colpo la Germania Est perde tre mercati. Perde il mercato dell'Ovest, perché evidentemente sono quasi quadruplicati i prezzi delle sue merci all'Ovest. Perde quello dell'Est, ovviamente, perché sono molto più competitive le merci che arrivano dalla Germania Ovest. E perde i mercati, questo è un aspetto molto importante, dei paesi dell'est europeo e della Russia, rispetto ai quali prima avvenivano transazioni nelle loro valute, di colpo veniva usata addirittura una valuta fittizia, che era il cosiddetto rublo convertibile, e di colpo invece le transazioni, le loro merci, devono essere pagate in marco tedesco, che era appunto, come dicevo prima, la moneta più forte del mondo. Gli effetti sono i seguenti: in due anni, dall'89 al 91, la Germania Est perde il 44% del prodotto interno lordo e il 67% della produzione industriale. L'export verso l'est, verso i paesi dell'est, che era prima equamente ripartito tra Germania Ovest e Germania Est, questo è veramente impressionante, dopo addirittura il crollo è tale che il crollo, diciamo, a livello tedesco aggregato c'è un crollo significativo dell'export verso quelle zone, ma entro 5 anni, in capo a 5 anni, si recupera la quota, diciamo, ormai la Germania è unica, no? Si recupera la quota di export verso l'est, con un piccolo problema, che mentre prima il rapporto era 50%-50%, alla fine del periodo, dopo 5 anni soltanto, il 95% dell'export è da imprese della Germania Ovest e il 5% da imprese della Germania Est. Vengono completamente, come oggi si usa dire, asfaltati. Subito dopo l'unione monetaria le grandi imprese della Germania Ovest e della Germania Est rischiano l'insolvenza immediata, perché loro dovranno pagare in marchi i dipendenti e i fornitori, ovviamente. Hanno una crisi di liquidità immediata già a luglio del 90. A questo punto entra in gioco la fase 2. Viene costituita una società fiduciaria che si chiama Treuhandanstalt, che è incaricata di privatizzare tutte le imprese della Germania Est. Questa società era stata creata già prima, era stata creata dal governo Modrow, con lo scopo, con uno scopo contrario per la verità. Loro avevano un problema, perché le loro aziende avevano una denominazione, erano statali, ma si chiamavano aziende di proprietà del popolo. Questa forma giuridica nei paesi capitalistici, come capite, non esiste. Allora il problema era: come facciamo, visto che l'unione più o meno prima o poi ci sarà, come facciamo a traghettare queste imprese di là? Se non riconoscono la forma giuridica delle imprese, possono anche dire che sono terra di nessuno, che ognuno può arrivare e prendersene. E allora decidono di fare una società fiduciaria dove queste società vengono inglobate, assumono una forma giuridica o di società per azioni o di società a responsabilità limitata. Sono le banche dell'Ovest a chiedere che assumano la forma di società a responsabilità limitata, perché a differenza che nelle SPA, nella società a responsabilità limitata non vale in Germania la Mitbestimmung, la codeterminazione da parte dei lavoratori, cioè contano di meno nelle scelte. Per cui, insomma, per eliminare questo piccolo problema, gli chiedono di trasformarlo così. Ma quello che succede dopo le elezioni del marzo del 90, che vengono stravinte proprio all'est, proprio sulla parola d'ordine del cambio 1-1, perché la gente era felice di questo cambio, non capendo bene le implicazioni, viene cambiata la legge. Il primo articolo della legge istitutiva della Treuhandanstalt è: le società le società della Germania Est devono essere privatizzate. Questo è il primo articolo della legge. Confluiscono in questa grandissima fiduciaria delle società che davano lavoro a 4 milioni di persone,
a inizio 90, questa società privatizza tutto il privatizzabile a tempo di record, in pochi anni privatizza l'intera economia della Germania Est, lasciando a casa di questi 4 milioni e 100 mila lavoratori appena 4 milioni di lavoratori. Il numero degli occupati scende ovviamente precipitosamente, tutti questi processi avvengono assolutamente in parallelo, no? Perdita di quote di export, perdita di produzione e disoccupazione di massa. Disoccupazione di massa che è uno shock per i cittadini dell'est, per un motivo molto semplice, che prima la disoccupazione era proibita dalla Costituzione, nel senso che aveva nulla neanche a licenziare quelli che bevevano, per dire, che facevano danni sul lavoro, c'erano dei problemi abbastanza consistenti. C'erano alcune categorie che erano considerate praticamente inlicenziabili, ad esempio le donne incinte. A questo punto cosa succede? C'è un'accelerazione, appunto, queste imprese cominciano ad andare in crisi, tutte quante, vengono ovviamente svendute, perché a quel punto valgono molto di meno. E comincia la favoletta dell'economia della Germania Est, che era, come dicono in Germania, una rode, che era distrutta, che era caduta, che era marcia. La verità è un'altra e ce la racconta Schäuble. Schäuble ha avuto un ruolo molto importante, oltre che negli ultimi, sciaguratamente negli ultimi anni delle vicende europee, anche nell'unificazione tedesca, perché era ministro degli interni all'epoca della Germania Ovest e è colui che guida le trattative con la Germania Est per l'unificazione. E fa visita a un certo momento, ad aprile del 90, cioè prima che entri, attenzione, prima che entri in vigore la moneta unica tedesca, fa visita al presidente del Consiglio appena eletto della Germania Est, De Maizière, e annota sul suo diario, questo è un libro che è uscito nel 91 in Germania, più volte ristampato perché è considerato una delle grandi opere sull'unificazione tedesca, e Schäuble annota: a Lothar De Maizière era ben chiaro, esattamente come a Tittmeier e a me, gli altri negoziatori tedeschi. Tittmeier poi è stato governatore della Bundesbank e ha curato i negoziati per la costruzione dell'euro, è quello che ha voluto tenere molto alto, per motivi analoghi, il rapporto di cambio della lira, l'ingresso dell'Italia, no? A Lothar De Maizière era ben chiaro, esattamente come a Tittmeier e a me, che con l'introduzione della moneta occidentale le imprese della RDT di colpo non sarebbero state più in grado di competere. Questo sfata una delle leggende metropolitane più diffuse, che rispetto al disastro che è stato creato in quei lender nei primi anni 90, il motivo è: stavano così male che noi non neanche lo sapevamo, stavano molto peggio di come noi pensassimo prima. La verità è che questo è l'effetto automatico di quella politica monetaria. Considerate che oggi i nostri amici tedeschi non hanno molto piacere che glielo si ricordi, ma addirittura gli esperti economici del governo tedesco sconsigliarono questa mossa, oltre a sconsigliarla al governatore della Bundesbank, esattamente per questi motivi. Addirittura la Frankfurter Allgemeine Zeitung, che è un giornale fatto sempre stato abbastanza vicino alla CDU tedesca, comunque il giornale delle grandi imprese, sul numero del 10 febbraio del 90 dice che con l'introduzione del marco occidentale da un quarto a un terzo dei lavoratori, se non addirittura di più, dell'est, potrebbe perdere il posto di lavoro. Queste stime si rivelano poi molto, molto ottimistiche, purtroppo. Cos'è? Cioè, i risultati, quello di cui stavamo parlando, disoccupazione di massa, e poi adesso entriamo su altre questioni, su altri aspetti che sono molto, molto rilevanti, sono i risultati, questo l'ha scritto uno studioso tedesco, dell'annessione non preparata, attenzione perché questa è una cosa che può tornare oggi, dell'annessione non preparata di un territorio economico a bassa produttività del lavoro a un territorio molto sviluppato. Cioè loro praticamente hanno messo assieme due cose che avevano dei livelli di sviluppo molto differenti, hanno, come dire, eliminato quella diverso valore della moneta che consentiva di riequilibrare queste differenze di produttività e rendere lo stesso competitivi quei prodotti, e
il risultato è stato un disastro. Questa è una cosa che faremmo bene a tenere presente anche noi, perché ha molto a che fare con quello che sta succedendo in Europa in questi anni, poi però ci tornerò alla fine su questo. Questo è quello che succede. Le 8.500 grandi imprese, 20.000 esercizi commerciali di ogni dimensione, 7.500 tra trattorie e ristoranti, 900 librerie, pensate, 1.800 farmacie, insomma, eccetera, eccetera, vengono privatizzate in 3 anni. Come vengono privatizzate? Guardate, vengono privatizzate in una maniera che fa sembrare le privatizzazioni italiane un modello di come si fanno le privatizzazioni. Perché le privatizzazioni in Germania vengono fatte in questo modo: non vengono fatte con l'asta, con un sistema di asta, ma vengono fatte a trattativa privata. Così che ovviamente il compratore è avvantaggiato, no, rispetto al venditore. Spesso vengono privatizzate le imprese al prezzo simbolico, ma non sto scherzando, è veramente così, di un marco. E attaccati ci sono contributi statali per rilanciare la produzione, eccetera, a volte di centinaia di milioni di marchi. Considerate che le banche della Germania Est, con dei crediti per, diciamo, vantati nei confronti di imprese ed altro, vengono privatizzate, e le banche tedesche spendono per questa privatizzazione, comprano queste banche, spendono uno e acquisiscono banche che hanno in portafoglio crediti per 55. Immaginate, questa in realtà quello che avviene nei primi anni 90 è la maggiore il maggiore regalo che sia mai stato fatto dal governo tedesco alle sue banche, assieme a quelli che ha fatto durante la crisi. E recentemente, tra il 2008 e il 2009, i tedeschi hanno messo capitali nelle loro banche per 256 miliardi di euro. Per avere un confronto, l'Italia ha messo 5 miliardi soltanto di prestiti, neanche contributi a fondo perduto, prestiti alle proprie banche. E oggi ci vengono a dire che le nostre banche stanno messe peggio, che loro sono i migliori del mondo, eccetera, eccetera. E probabilmente si compreranno le nostre banche in difficoltà con i soldi pubblici che sono serviti per salvare le loro qualche anno addietro. In ogni caso, la privatizzazione di queste imprese, delle imprese della Germania Est, viene considerata assolutamente prioritaria, prioritaria rispetto allo stesso risanamento, che significa che quello che non era privatizzabile subito viene liquidato, nel senso sciolta, cioè proprio, e la gente è mandata a casa da un giorno all'altro. Il risultato di questo è una distruzione di valore di dimensioni veramente difficilmente comprensibili, diciamo. Considerate che l'insieme delle imprese della Germania Est era calcolato come valore all'inizio del processo di privatizzazione, lo calcolò lo stesso presidente della Treuhandanstalt, per cui la fonte è abbastanza valida, il valore era 600 miliardi di marchi dell'Ovest globale. Alla fine del processo di privatizzazione tutto questo crea un buco nel bilancio del governo federale di 250 miliardi di marchi, vengono distrutti quasi 900 miliardi di valore nel processo di privatizzazione. Chi compra? Non lo credereste, ma l'87% dei compratori sono cittadini o imprese della Germania Ovest. Resta fuori un 7% che è comprato da imprese estere e un miserabile 6% che viene comprato da cittadini dell'est. Tutto questo comporta una modifica fondamentale, una modificazione fondamentale nel panorama economico della Germania Est. Praticamente scompaiono le grandi imprese che prima caratterizzavano il panorama industriale della Germania Est, spesso non vengono sostituite da niente, nel senso ci sono questi immensi padiglioni, no, e strutture in qualche zona, insomma, si vedono, e poi desertificato industrialmente. Nei casi migliori diventano, quello che resta diventa una filiale delle imprese dell'Ovest essenzialmente, e nascono alcune piccole imprese che però non sono in grado di compensare la perdita mostruosa, diciamo, di occupazione e anche di reddito che viene
che avviene. Poi cosa succede? Succede che nei primi anni 90 c'è un avvicinamento, diciamo. E qui c'è un trucco statistico che mi fa piacere, di cui mi fa piacere parlare con voi. Tuttora ci sono delle persone molto coraggiose, o forse semplicemente scientificamente disoneste, che dicono che addirittura la Germania Est c'è stato una sorta di miracolo economico. In base a quello che vi ho detto non sembrerebbe, sinceramente. Anche perché negli anni successivi cosa succede? A seguito di quanto dicevo, continua l'emigrazione verso la Germania Ovest. Emigrano più persone negli anni successivi di quelle che erano emigrate sino al muro, dal 45 al 61. Emigrano oltre 2 milioni di persone. C'è il tasso di natalità è più basso, non ha riscontri nei paesi civili, il crollo del tasso di natalità in Germania Est. Nel senso che si parte da una situazione in cui era lievemente superiore a quello dell'Ovest e addirittura scende sotto 1. Voi considerate che il tasso di natalità dovrebbe essere 2,1 per avere una riproduzione semplicemente delle persone che ci sono, e in certi momenti degli anni 90 si scende a 0,75, 0,80, 0,89 a un certo punto. E è diciamo una cosa abbastanza consistente. Allora, con quale coraggio qualcuno tuttora vengo il recupero il prodotto interno lordo pro capite, il reddito pro capite, perdono, della Germania Est è il 75% di quello dell'Ovest a 25 anni di distanza e non c'è un avvicinamento, nel senso negli ultimi anni anzi c'è una lieve ulteriore divaricazione. Allora, com'è possibile parlare, come fa questi signori del Kreditanstalt, di secondo miracolo economico? È molto semplice, si fanno partire le statistiche dal 91, che è il punto più basso. Visto che nel 91 il prodotto interno lordo era già crollato del 44%, la produzione industriale del 67%, lo capite, è molto facile fare poi un disegnino e non troverete nei grafici ufficiali del governo tedesco dei grafici che partano, come sarebbe giusto fare, dall'89 e neanche dal 90, perché deve essere, cioè il messaggio di marketing, guardate che questa è una straordinaria operazione di marketing tra le altre cose, deve essere che lì loro l'hanno salvati e che adesso stanno infinitamente meglio, anche se certo sono un po' arretrati, non li avevano abituati il comunismo alla voglia di lavorare e dunque non sono in grado ancora di avere il 100% del reddito dell'Ovest. E tutte queste cose vengono dette, sono state dette esplicitamente negli anni scorsi. La verità è che questo, la serie storica dovrebbe essere prolungata nel modo che dicevo io e poi si dovrebbe fare un altro ragionamento, si dovrebbe fare un confronto tra questo paese, tra i Länder dell'Est della Germania e gli altri paesi dell'Est. La Germania Est era notoriamente il paese più avanzato tra i paesi dell'Est europeo. Bene, dal 90 in poi è in assoluto quello che cresce di meno rispetto agli altri. C'è in certi anni se la batte con la Bulgaria, diciamo, per dare un'idea, ma non c'è alcun confronto tra il tasso di crescita successivo sino ad oggi e quello degli altri paesi. E il vero confronto che ovviamente va fatto, no? Perché se vogliamo prendere dei dati comparati, questi vanno presi. Dicevo, emigrazione, considerate che i flussi di popolazione in uscita soltanto tra l'89 e il 2006 hanno interessato 4 milioni di persone su una popolazione di 16. Ovviamente in parte sono stati compensati da tedeschi dell'Ovest che si trasferivano all'Est. Per fare cosa? Per ricoprire tutte le cariche di responsabilità e di governo, perché un'altra delle caratteristiche dell'unificazione è stata lo sterminio dell'elite intellettuale della Germania Est, che è stata completamente sradicata. Addirittura con cose che a noi viste da fuori, io ho avuto la fortuna di avere tradotto, è stato tradotto in tedesco questo libro, e fatto anche una presentazione del nome.
non mi hanno fucilato, evidentemente non devo aver detto delle cose totalmente sbagliate. E,